Benvenuti Wargamer nell'affascinante e selvaggio mondo di IA. Andiamo ad immergerci nella fitta ed intricata narrativa di questo stupendo nuovo gioco, Conquest della Parabellum Wargames. Preparatevi ad assaporare la parte più incredibile di questo gioco, ovvero l'intricata e complessa storia, ricca di incredibili personaggi, potenti entità, malvagie bestie primordiali e mitici eroi. Questo è un primo video ed andremo solo a fare una breve introduzione a questa profonda ed intricata storia, quindi se siete già dei fan appassionati del gioco saprete che sto trascurando dei dettagli, ma non temete, avremo modo di approfondire nei prossimi video di questa miniserie. La storia si svolge nel mondo di IA, come detto precedentemente, scritto EA, e tutto ebbe inizio molto prima. Da potenti forze primordiali, e per quanto IA sia un pianeta, nella storia tutto si concentra in uno specifico continente. È importante dire che nella storia esistono altri pianeti e stelle abitati da altre razze all'interno di questo universo. Per quanto i viaggi spaziali possano non sembrare molto parte della tradizionale ambientazione fantasy, i ragazzi della Parabellum sono riusciti incredibilmente a collegare le due cose in maniera impeccabile e molto creativa. Andiamo innanzitutto a vedere come la storia di questo universo ha avuto inizio. Necessariamente sono costretto ad abbreviare alcune parti del racconto, ma questo primo video, come detto, serve a darvi un'idea generale dell'ambientazione. All'inizio c'erano due grandi forze primordiali, creazione e distruzione, in continua lotta tra loro. La prima creava, la seconda distruggeva, in un continuo ciclo infinito, una sorta di yin e yang. Un continuo scontro e opposizione tra le due finché la fusione delle due crea un evento catastrofico, una sorta di esplosione nucleare che manda creazione in frantumi, milioni di pezzi sono sparsi nella galassia, diventando le stelle ed il sole come le conosciamo oggi. E distruzione ne restò così ferito che si rinchiude in se stesso per riposare. A questo punto le due grandi forze in gioco erano tornate in silenzio in questo nuovo universo e una nuova grande entità entra in gioco, ovvero l'equilibrio. La continua interazione tra queste tre entità primordiali genera nel tempo ancora altre entità. Distruzione si nutriva dei frammenti di creazione per cercare di recuperare le forze, ma si alternava in cicli di sonno e nutrizione, rimanendo sempre affamata al punto che questa sua insaziabile fame nasce una vera e propria entità, Carestia. La continua interazione tra queste tre entità primordiali genera nel tempo ancora altre entità. Distruzione si nutriva dei frammenti di creazione per cercare di recuperare le forze, ma si alternava in cicli di sonno e nutrizione, rimanendo sempre affamata al punto che da questa sua insaziabile fame nasce una vera e propria nuova entità, Carestia. Mentre Conquista era un'altra entità nata dal continuo tentativo di creazione di rimettere insieme i propri pezzi e soggiogare distruzione. Guerra nacque invece dalla continua lotta tra creazione e distruzione, ed infine morte, una maledizione posta a creazione per limitare il suo espandersi della vita. Tutto questo spiega i poteri in gioco nel mondo di IA, le tre grandi entità, creazione, distruzione ed equilibrio, e quelle invece che sono conosciuti come i cavalieri dell'Apocalisse, Carestia, Conquista, Guerra e Morte. Questi non rappresentano solamente il pantheon di dei che siedono dietro l'universo del mondo di IA, ma sono anche i poteri dai quali le creature di questo mondo possono attingere per trarne energia. Queste energie si espandono in tutto l'universo e su altri pianeti, attirando altre entità immortali capaci di attraversare il vuoto cosmico. Ad esempio, una delle prime forme di vita a raggiungere IA, incuriositi da questa energia e lotta tra creazione e distruzione, sono i draghi. E subito dopo i draghi, gli Spire, una razza che merita più di un video per essere spiegata per la sua complessità. E le cose da qui nella storia si fanno più complicate da spiegare, e questo per una buona ragione. Tutte le razze e gli eventi sono così intrecciati tra loro che sono difficilmente separabili senza divagare in lunghe spiegazioni. Ad ogni modo, tenete a mente che quello che racconterò avviene in contemporanea tra le varie fazioni di gioco. Partiamo dagli Spire. Questa razza aliena arriva da lontano come colonialisti per espandere il loro antico impero con le grandi risorse naturali presenti su IA. Formano queste elaborate e complesse torri, dette appunto Spire, come loro case sparse per il pianeta in punti strategici. Queste
Questi coloni erano per lo più scienziati e ricercatori mandati sul pianeta per fare ricerca. Ma ben presto questa colonia si trasforma in una scialuppa di salvataggio perché la loro civiltà sul loro pianeta d'origine è distrutta da una forza così terribile che tutti, anche loro stessi, si rifiutano di parlarne. Non ci è al momento dato sapere di più, ma molto probabilmente sarà la prossima fazione che vedremo in futuro apparire in gioco. Gli Spire sono spesso associati agli Elfi in altri giochi, cioè una razza antica e sofisticata con grandi conoscenze e ben organizzata, ma gli Spire sono esperti nella biomanzia, l'arte di creare forme di vita e modificare i loro corpi a partire dalla biomassa presente nell'ambiente. Questo per raccontare gli Spire in due frasi, ma c'è molto di più. Ma passiamo ad un'altra fazione, i Duagon. Tutto parte dai draghi, che arrivati sulla Terra con il tempo cominciano a procreare e si accorgono che i loro figli hanno solo metà del loro potere originale. Questo vuol dire che queste mitiche entità in grado di viaggiare nello spazio, via via che passano le generazioni, devolvono in quelli che sono i draghi a cui siamo normalmente abituati a pensare in altre storie. Queste giovani creature, desiderose di maggiori poteri per eguagliare i loro genitori, raggiungono un accordo con gli Spire per imparare l'arte della biomanzia, che come detto è una magia in grado di manipolare la vita organica, e con questa abilità danno vita ad una nuova razza progettata specificatamente per essere servitori dei giovani draghi, e questa è la nascita dei nani. Queste creature continuano per molti anni a servire i loro padroni, ma con il tempo cominciano a sviluppare una loro coscienza, sempre più, fino al punto che si rivoltano e uccidono la maggior parte dei draghi, o in alcuni casi li soggiogano o li schiavizzano come avevano precedentemente fatto con loro. Fu così che si ribattezzarono come Duagon. Da quanto si può leggere al momento, pare che ci siano ancora due draghi imprigionati da Duagon. Tutto questo avviene moltissimi anni prima, in un'epoca quasi mitologica, prima dei tempi correnti della storia. Muoviamoci quindi avanti veloci fino al tempo presente del gioco, dove la razza umana fa la sua apparizione. Questa è divisa in due, tra il nord, i barbari che vivono nelle fredde e aspre terre del nord, e quello che invece è il dominio, un impero tecnologicamente avanzato che risiedeva nella parte sud-est del continente. Non voglio entrare in questo video troppo nel dettaglio, ma vi basti pensare che era un impero che aveva raggiunto il suo massimo splendore tecnologico e sociale, e quando ad un certo punto collassa, per ragioni che vedremo magari in un video dedicato alla fazione, l'intero impero va in fiamme. E i superstiti fuggono ad ovest, dove trovano rifugio. Ma come si sa, nella natura umana comincia un periodo di divisione e lotta interna per il potere tra i vari clan ed individui, che sfocia nella fazione come la conosciamo, detta dei 100 regni, proprio per questa sua molteplice divisione interna. Infine, l'ultima fazione attualmente disponibile, i Quadru, che sono praticamente orchi che cavalcano dinosauri. Sono il risultato di bioingegneria degli Spire nel tentativo di creare dei soldati utili a combattere alla loro causa. Con questo si chiude questa prima puntata. Fatemi sapere se questa storia vi entusiasma quanto me, lasciate un mi piace e scrivetemi nei commenti. Se volete rimanere aggiornati sulle prossime uscite, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Per ora è tutto, a presto!